Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi vi parlerò di un tema di grandissima attualità. Vi parlerò di terrorismo. Che cos'è il terrorismo? Il terrorismo è una tattica, è una tecnica quindi, che consiste nell'incutere terrore, paura a determinate persone, a determinate cerchie, a determinate popolazioni affinché esse siano asservite ad un determinato schema. Il paese, lo Stato canaglia per antonomasia, è un paese che al suo interno vi sono detenuti 2500 bambini condannati all'ergastolo, e sto parlando degli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America sono il paese canaglia per antonomasia, sono lo Stato che utilizza sistematicamente il terrorismo per asservire a sé, alla propria volontà, tutti coloro che possono essere utilizzati per poter trarre ricchezza e benefici. In primis, i paesi in cui vi sono risorse energetiche, risorse minerarie, vengono attaccati, vengono additati come terroristi gli altri. Non sei te il terrorismo, l'arma del terrorismo è anche un'arma mediatica. Devono essere additati come terroristi tutti coloro che nell'eventualità venissero distrutti, tu, Stato canaglia, ne trarrai un vantaggio. Ecco quindi che gli stati che sono stati designati come stati terroristici sono tutti gli stati in cui vi sono risorse, in primis risorse minerarie e energetiche. Afghanistan, Iraq, Libia e Russia, tutti i paesi che hanno delle risorse energetiche, sono stati individuati e annoverati da parte degli Stati Uniti come stati canaglia. È una grandissima menzogna mediatica, è una grandissima truffa. L'importante è che voi da casa crediate che i veri terroristi siano questi stati qua. In realtà lo Stato canaglia per antonomasia, tutti quanti che sono alla ricerca della verità, dell'informazione via internet, lo sanno, sono gli Stati Uniti d'America, creano guerra a pretesto e additano come terrorista chiunque loro abbiano intenzione di distruggere. Chiunque al mondo, nel tal caso, venisse attaccato, portasse un vantaggio economico agli Stati Uniti d'America, è un nemico e va annientato e va distrutto. Non importano quelle che siano le ragioni morali, gli scopi umanitari. Questi vengono costruiti ad arte, vengono costruiti dei pretesti che sono nient'altro che del fumo, e i terroristi vengono, così per dire, creati appositamente per poter attaccare ed annientare tutti coloro che la loro morte, la loro distruzione, il loro annientamento porterà dei benefici economici agli Stati Uniti d'America. Se noi andassimo nei negozi, nei supermercati di qualsiasi paese del mondo, di qualsiasi paese europeo, troviamo sui scaffali la pasta americana, i profumi francesi, prodotti che arrivano dalla Germania, da qualsiasi paese del mondo, dalla Corea del Sud avremo le lavatrici, abbiamo in ogni supermercato una serie di prodotti che arrivano da diverse parti del mondo, perché ogni paese basa sull'export, sulla produzione, la propria economia. Però negli scaffali tu non troverai mai un prodotto fatto negli Stati Uniti. Perché? Perché gli Stati Uniti d'America sono l'unico paese che basa la propria economia sull'egemonia geopolitica, ovvero gli Stati Uniti d'America ostentano il loro potere esclusivamente utilizzando la violenza, utilizzando l'arma militare, utilizzando il potere mediatico. Gli Stati Uniti sono un paese che non valgono assolutamente nulla dal punto di vista di potenza industriale ed economica, se non fosse per il fatto che loro giostrano la finanza mondiale, loro fanno girare questa ruota di questa economia che nella realtà è un grandissimo schema Ponzi e si basa sul nulla, per cui gli Stati Uniti d'America
per poter rimanere sulla cresta dell'onda, sono costretti di volta in volta a prendere di mira gli stati, i paesi che hanno risorse energetiche minerarie, attaccarli con il fine di spolparli. I terroristi chi sono allora? Chi sono i veri terroristi? Stando alla realtà, i terroristi sono in primis gli Stati Uniti d'America, siamo noi che non abbiamo il coraggio di opporci, li appoggiamo, noi della NATO, noi italiani, francesi, un po' meno, inglesi, tedeschi, siamo sempre pronti a dare manforte, ad appoggiare lo Stato canaglia per antonomasia, perché io credo anche perché sono uno Stato talmente canaglia che incute talmente terrore che persino i nostri politici, chi è nel nostro piccolo ai vertici che può prendere delle decisioni nel nostro paese, hanno paura anche loro delle ritorsioni da parte degli Stati Uniti d'America, perché è proprio questa la tecnica, è incutere terrore, mettere paura. Tu non sei con me, allora sei contro di me, io mi invento un pretesto, ti distruggo, ti anniento. Una volta che ho annientato con l'aratro, faccio dei bellissimi solchi, butto il sale e tu, il tuo paese non potrà più produrre più niente e tu verrai annientato nei secoli dei secoli. Ecco, questo è un po'... volevo raccontarvi quello che è il terrorismo. In realtà io sono capitato anche in situazioni dove si potevano vedere all'opera questi terroristi disegnati dagli americani. In realtà i terroristi che disegnano gli americani, queste persone, sono nient'altro che delle vittime che vengono additate e coprono il ruolo di terroristi, ma è un ruolo che gli viene imposto ad arte. Io vi faccio un esempio: in giro per il mondo abbiamo migliaia di droni, sono degli aerei senza pilota. Questi aerei senza pilota continuamente, possiamo dire giornalmente, ammazzano e distruggono, ammazzano persone che non stanno facendo assolutamente nulla, a volte non tramano neanche contro un nemico, non cercano nemmeno di difendersi, sono persone che vogliono vivere in pace. Noi abbiamo per esempio visto in Pakistan, abbiamo questi droni, ci sono stati dei casi in cui i droni, non capendo bene, vedendo dalla vista satellitare dall'alto cosa l'assemblamento da terra, cosa stesse accadendo, hanno preso, hanno bombardato, hanno attaccato gente che festeggiava il proprio matrimonio, gente magari che era in Pakistan, era in Afghanistan, era in altri paesi, che non stava facendo nulla contro gli Stati Uniti d'America, è stata trucidata, ammazzata deliberatamente solo per il semplice sospetto. Queste persone qui in Africa sono persone come noi, hanno anche loro l'istinto della vendetta. Se io fortuitamente dovessi sopravvivere ad un attentato di questo tipo, che sono al matrimonio, sto festeggiando, sto cantando, sto suonando la chitarra con gli amici e mi arriva un drone e mi ammazza i miei parenti, le mie persone più care, io automaticamente divento un terrorista, così come inteso da loro, ovvero divento una persona che ha il desiderio di vendicare un torto che mi è stato fatto. Ecco, questo è un po' quello che sta succedendo al mondo. Abbiamo uno Stato canaglia per antonomasia che non esita ad utilizzare tutti i mezzi moralmente inaccettabili per distruggere e annientare chi è contro. Fare queste guerre qui, fare la guerra in Libia, in Afghanistan, in Iraq e compagnia bella, sono delle guerre che costano tantissimi soldi, non solo per l'armamento militare che deve avere, le navi e le portaerei, anche il dispendio dal punto di vista delle risorse. Fare delle guerre costa tantissimi soldi. È inutile che noi stiamo ancora qui, belli e sorridenti, a credere che queste guerre qui vengono fatte per esportare la democrazia. Ma chi ce la fa fare a esportare la democrazia con chi? Con i soldi nostri. I soldi già non bastano per noi, sono tutte delle guerre truffe che nessuno è così pazzo di andare a sostenere una guerra se questa non ti darà mai un vantaggio economico. Sono delle guerre che vengono create ad arte solamente
È bello voler avere un pretesto per attaccare qualcuno per poi spolparlo di tutti i beni materiali, delle risorse energetiche, del petrolio, delle risorse minerarie, oppure spolparlo con l'inganno del debito pubblico. Noi abbiamo uno Stato che sono gli Stati Uniti d'America, che in questo momento stanno ordendo contro la popolazione di mezzo mondo, e i singoli paesi che non sono asserviti a questo sistema hanno paura, hanno il terrore, l'Italia ha paura di opporsi contro questo grandissimo Stato canaglia. Perché? Perché chi è ai vertici della nostra piramide in primis è stato messo, voi cosa pensate, che Monti e compagnia bella, i nostri primi ministri e compagnia bella, chi sono, li abbiamo messi noi cittadini lì a comandare? No, sono tutti messi con il consenso degli Stati Uniti d'America. In un certo senso, in cima alla piramide, abbiamo una struttura che è compiacente, e è compiacente sia volente e sia nolente, perché nel qual caso qualcuno dei nostri concittadini ai vertici del sistema Italia dovesse combattere contro gli Stati Uniti d'America, verrebbe subito annientato o ammazzato in qualche modo Barbino, oppure annientato politicamente, oppure fatto sparire, oppure viene creato ad arte qualche cosa contro di lui affinché esso finisca innocentemente in prigione, come per esempio era successo a Strauss-Kahn, adesso che mi viene in mente, il presidente del Fondo Monetario Internazionale, quando ha incominciato a dire qualche cosa che era leggermente a svantaggio dell'egemonia monetaria del dollaro, è stato creato ad arte un pretesto per far sì che esso venisse tolto di mezzo, non potesse più disturbare. Ecco, ora che vi ho spiegato cosa vuol dire terrorismo, esorto tutti voi a diffondere l'informazione corretta che troverete su Facebook, perché queste persone qui che sono designate come terroristi in Russia, in Afghanistan, in Libia e compagnia bella, non sono in realtà dei veri terroristi, sono persone che hanno subito un torto e cercano a gran voce di diffondere la verità. Aiutate queste persone a diffondere la verità. Loro non hanno tutti i torti, l'unico torto che hanno questi terroristi qua è il loro desiderio di vendetta. E vi dico la verità, subissi un torto che provoca un lutto ai miei familiari, anch'io avrei il desiderio di vendetta. È una cosa naturale, è inutile nasconderlo, questo è intrinseco nella nostra natura. Cerchiamo di combattere lo Stato canaglia per antonomasia diffondendo la verità. Ciao a tutti e alla prossima.